finito tutto, giornalista, grafico editoriale, un lavoro delizioso, bellissimo, interessante, che tra l'altro parla il linguaggio proprio delle persone giovani. Prego Luca. Sono anch'io molto, molto emozionato, perché io ero dall'altra parte quando dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio nonno Nino ha girato tutta l'Italia per incontrare noi, per incontrare quei giovani che non avevano capito nulla, non avevano capito perché non avevano l'età giusta, avevano 10, 11, 12 anni. Nonno Nino l'abbiamo incontrato nelle piazze, nei palazzetti dello sport, ci hanno chiuso là dentro quasi senza che noi capissimo quello che stesse avvenendo, e poi c'era lui che parlava con quella sua voce molto caratteristica, ci spiegava esattamente cosa era accaduto, e ce lo spiegava senza giri di parole, perché per lui la mafia era già una questione nazionale, perché alcuni dei suoi più bei interventi sono stati fatti a Udine, perché Caponnetto è il simbolo e non, diciamo, l'eroe dell'antimafia. Lui ha rinunciato, questo dobbiamo ricordare, ha rinunciato a un ruolo istituzionale che poteva avere dopo le stragi. Non l'ha fatto perché voleva incontrare noi. E quindi permettetemi di essere un po' emozionato oggi a ritrovarmi da un'altra parte. La parte in cui ho deciso con i miei compagni d'avventura dell'Associazione Da Sud, un'associazione nata in Calabria nel 2005 che mette assieme tutti i ragazzi appunto del Sud, dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, tanti che sono andati via perché non hanno trovato opportunità di lavoro, si sono riuniti a Roma e cominciano a raccontare la mafia con dei linguaggi diversi, e quindi è bello oggi raccontare Nino Caponnetto a fumetti, raccontare le storie di Pippo Fava, di Libero Grassi, di Lollò Cartisano e anche di storie semplici ma molto complesse, come quella di Roberta Lanzino, una vittima dimenticata di femminicidio. Allora il regalo che mi è stato fatto da Caponnetto, cercavo di darlo a qualcun altro, e quindi è stato bello comunicare attraverso i fumetti di nuovo le storie di nonno Nino, una persona che appunto non è un eroe dei fumetti, anzi è proprio un modello da seguire oggi, perché il suo valore più grande è quello di fare cultura contro le mafie e soprattutto fare squadra, essere sempre uniti, e purtroppo molti dei riferimenti che noi avevamo da piccoli dell'antimafia li abbiamo un po' visti separati in questi ultimi anni, purtroppo. E una cosa importante è abbiamo detto più volte, la legalità, questo concetto fondamentale, probabilmente assolutamente attuale negli anni in cui Caponnetto era nelle scuole con noi, ma che adesso è quasi svilito, quasi irriconoscibile questo concetto di legalità, nel momento in cui in questi ultimi 20 anni la legge è stata utilizzata per fini personali. Se pensate che ci sono tantissime cose che sono diventate legali e che rappresentano anche, diciamo, il cuore anche economico delle mafie, dal voto di scambio alla certificazione antimafia, dal concorso esterno difficilmente dimostrabile fino alle ecomafie. Pensate che uno dei più grandi, poco fa Antonio Di Lauro ne parlava, uno dei più grandi reati, che sono appunto sono quelli ambientali, non vengono ancora riconosciuti dal nostro codice civile. C'è solo un reato di organizzazione di rifiuti, e quindi penso che la legge in questo senso deve fare uno scatto avanti, e soprattutto dobbiamo andare verso una cosa che è stata anche sottolineata, cioè dobbiamo andare avanti verso la giustizia sociale, quindi dobbiamo rivendicare i nostri diritti e i nostri doveri. In questo senso ad Antonio Di Lauro rispondo con una proposta
a quello di cui parlava poco fa. Cioè lui diceva, nei quartieri, nei nostri quartieri del mezzogiorno, i ragazzi scelgono di ascoltare le sirene dei clan, perché senza avere diritti, o quando i diritti sono scambiati per favori, quasi qualcosa che non ti è dovuto però ti do, il welfare lo fanno i clan. E se noi diamo la possibilità a questi ragazzi invece di non ascoltare queste sirene, di essere liberi di dire no, e possiamo farlo solo con uno strumento, e la politica ci deve venire in aiuto. Questo strumento si chiama reddito antimafia, ci si chiama reddito minimo garantito, che può essere declinato in maniera proprio, può essere uno strumento fondamentale dell'antimafia, perché avere per i disoccupati o per i ragazzi che non trovano lavoro 600-700 euro al mese vuol dire no a tantissime proposte indecenti, come andare a spacciare droga o fare il palo magari, perché sembra una cosa anche facile da fare. E l'ultima cosa riguarda appunto questo immaginario. Nonno Nino è importante perché ci restituisce un immaginario anche dell'antimafia, che non è fatto solo di vittime, che non è fatto solo di è fatto anche di persone che vorremmo portare in giro con allegria. Quando io parlo di Nonno Nino, ne parliamo anche in maniera diciamo di allegra, divertente, perché penso che questo sia uno dei grandissimi personaggi, uno della meglio gioventù che abbiamo in Italia e che non vogliamo appunto dimenticare. L'ultima cosa quindi, un'altra proposta è non aspettiamo, allora, se vogliamo fare buona politica, non aspettiamo che siano i rottamatori, che siano i grillini a mettere i giovani nei partiti, perché non si rottama nessuno, però nelle scuole andiamoci. Io il fumetto al sud non l'ho potuto presentare perché il precedente governo purtroppo il precedente governo lombardo, diciamo, c'ha un po', sicuramente non l'ha sponsorizzato. E allora sarebbe il caso, magari anche con l'aiuto del nuovo presidente della regione, di raccontare la storia di Nonno Nino a noi. Grazie. Allora, il vertice.